Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio, però questa volta non dolce ma salato. Allora, oggi andremo a provare tutti i gusti, infatti sono 3, 5. 5 gusti di patatine. Queste qua sono delle patatine proteiche della GOT7 Nutrition. Allora, raga, molti mi avete detto che l'ho pronunciato bene, altri mi avete detto che si, cioè una sola persona mi ha detto che si pronuncia God Seven, ma io non penso perché, no, penso che la T si pronuncia D, Good Seven. Vabbè, raga, comunque sono questi qua, io dico God Seven, poi scusatemi, io non voglio offendere nessuno, ma sapete che io con le pronunce sono un po' uccisa. Allora, queste sono delle protein chips, sono 50 grammi e questo qui è il gusto, le trovate su specifico perché molto spesso mi chiedete ma dove le prendi? Mi fate sempre questa domanda, anche se lo dico sempre nei video, ma forse andando avanti vi perdete quando vi dico dove le ho acquistate. Le trovate sul sito di All Supplement e come ben sapete avete il mio codice sconto che è giù a 0,10. Allora, questa qui è... oddio, me l'ha appena finito di rimasella, ma io ho una memoria proprio breve su queste cose. Vabbè, ve la dico così: erba, cipollina e anelli per non fare figuracce, quindi evitiamo. Eccola qua. Questa è la confezione. Vi dico i valori per passa 25 grammi, invece 50 grammi. Ok, rieccomi, ho segnato. Allora, per 50 grammi a 200 calorie, 15 grammi di carboidrati, 5,6 grammi di grassi e 20 grammi di proteine. Quindi, assaggiamo. Oddio, ragazzi, si sente tantissimo di cipolla. Eccole qui. Si presentano un po' come le patatine della Daily Life. Comunque hanno fatto un pacchetto così grande che poi le patatine, cioè... Buona. Più che cipolla, si sente di più la salsa. Sente più la crema, si sente, che ho le cipolle. Sono molto molto buone queste patatine. Sono sfiziose se state in giro. Quindi vi va qualcosa non di una barretta proteica, ma di uno snack del genere. Sono utili e super comodi. Andiamo con il prossimo gusto. Poi la classifica la facciamo alla fine, però devo dire che è molto molto buona. Promossa. Andiamo avanti con questa qui, Greek Style. Sì, oh, che non mi ricordo. Tipo salsa greca, sì, penso che salsa greca, però non mi ricordo questa spezia che cos'è. Vedo delle foglie di basilico, ma non mi viene in mente. Vabbè, raga, comunque, assaggiamo. È proprio un vuoto di memoria. Vi dico i valori. Oddio, che buon profumo, raga, mamma mia. Allora, i valori su per giù, raga, sono sempre quelli. Allora, per 50 grammi hanno 200 calorie, 16 grammi di carboidrati, 5,2 grammi di grassi e 20 grammi di proteine. Assaggiamo, così. Questo è uno spaziale. Sono molto più croccanti e più sottili. No, raga, buonissimo. Io sento anche l'origano, quindi secondo me quello è origano. Perché si sente? Ma allora, raga, sono troppo buone. Già tra le due, tra quella lì, le cipolle, e questa qui, io preferisco questo gusto qui, quindi Greek Style.
è molto molto più buono. Quindi tra le due io già preferisco il secondo gusto che abbiamo provato, pescando proprio random. Gusto hot barbecue, questo sicuramente sarà super super buono, mi ispira tantissimo. Allora, vi dico i valori. Allora, 206 calorie, 17 grammi di carboidrati, 6 grammi di grassi e 18 grammi di proteine. Quindi tra gli altri due, questi hanno 2 grammi in meno di proteine. Mamma mia, ragazzi, sente proprio di barbecue. Rispetto a quelle della Daily Life, il sapore è completamente diverso. Si presentano sempre così. Marò. Un po' piccantine, ma si sente proprio di, sono un po' piccanti, ma giusto poco, ma sono buone, ragazzi. Sente pure un po' di affumicato, buonissime. A mia sorella piaceranno tantissimo, già lo so. Sono troppo troppo buone, raga. Questo gusto è fenomenale. Andiamo con gusto paprika. Comunque, raga, alcuni, su alcuni c'è il simbolo vegan. Fatemi vedere. Solo su questa qui, oh. Su questa qua c'è il simbolo vegan. Su quella paprika. Allora, vi do i valori anche di questo qua, gusto paprika. Allora, e mo quali siete? Questa qui. Allora, per 50 grammi hanno sempre 200 calorie, 15,6 grammi di carboidrati, 5 grammi di grassi e 20 grammi di proteine. Quindi per il momento quello più basso di proteine è 8 barbecue. Oddio, questo è un po' di peperoni. No, vabbè. Guardate qui, sono arancioni. Marò, che buona. Rispetto a quelle della Daily Life, sono molto più intense come sapore. Troppo buono. Buone, buone, buone. Adesso andiamo con l'ultima patatina. Sono triste. L'ultima ho lasciato proprio fuori quella più, che secondo me non mi farà impazzire. Allora, Thai Sweet Chili. È già paurissima. Paura perché vedo sto peperoncino, sto pepe, ho paura. Allora, queste qui hanno 202 calorie, 17,5 grammi di carboidrati, 5,5 grammi di grassi e 18 grammi di proteine. Quindi queste, quella hot barbecue, sono per il momento, cioè sono le uniche che sono che hanno 2 grammi di proteine in meno. Ecco qui, io ho troppa paura. Troppo forte. Se amate il peperoncino, pepe, cipolle, perché vedo pure cipolle qua dietro, ve la straconsiglio. Ma se come me non siete amanti del piccante, non ve lo consiglio. Allora, andiamo con la classifica. Andiamo dall'ultimo posto. L'ultimo posto, per il mio gusto personale, metto questa qui, quindi Thai Sweet Chili. Ultimo posto.
quindi quinto posto. Al quarto posto io metto questa qui, quindi questa qui con madonna raga, non mi ricordo, cipolle. Vabbè raga, comunque questa di cipolle, ma mi sfugge come si chiama la salsa. Vabbè, io sono un caso perso, comunque avete capito, questa qui alle cipolle quarto posto. Terzo posto ci metto gusto paprika, molto buono, però metto gusto paprika, perché al secondo posto metto Greek style, perché raga ha un gusto molto molto particolare, infatti me ne mangio un'altra. Troppo buono, mi sono piaciute tantissimo, questo gusto mi piace tanto. Invece, al primo posto, se volete sognare, hot barbecue. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, a me queste patatine mi hanno fatto impazzire, sono troppo troppo buone perché hanno un sapore super super intenso e poi sono 50 grammi, quindi fantastico. Adesso non ricordo se le patatine della Daily Life sono anche loro 50 grammi, ma penso di no, però niente, sono anche quelle molto buone, molto valide e hanno anche un prezzo inferiore perché queste si aggirano intorno ai 2 euro e qualcosa, invece quelle della Daily Life stanno su 1,40 euro, quindi costano di meno e sono molto buone. Però se volete provare un gusto molto più intenso, vi consiglio di provarle perché ne vale la pena. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!